Strane sparizioni ed eventi bizzarri di non facile spiegazione. Persino alcuni scettici ammettono l'esistenza di anomalie in questa zona. Come scienziata non mi sorprende che ci siano degli eventi non spiegabili scientificamente. Molti avvengono proprio nell'oceano, che di per sé ha una grandissima forza. Cosa possiamo dedurre dalla chiamata disperata di un pilota che non riesce a orientarsi? Torre di controllo, ci siamo persi! A bordo di una delle più grandi navi da crociera del mondo c'è un laboratorio sofisticato che analizza le condizioni insolite presenti in quest'area dell'oceano. Gli studiosi stanno cercando di misurare anomalie come i gas e i vortici di acqua. Poi dobbiamo verificare anche questo dato per renderci conto. Le onde anomale possono inghiottire una nave in un istante. Il controverso programma Star Wars potrebbe aiutare gli scienziati ad individuare queste onde prima che colpiscano. Le bolle prodotte nelle profondità oceaniche possono causare perturbazioni tanto forti da far sparire le navi? E che dire della teoria recente riguardo al cambiamento dei confini del triangolo delle Bermude? Molti credono che si tratti di un insieme di triangoli che si apre a ventaglio dalle Bermude e copre parte delle coste degli Stati Uniti e dei Caraibi. I disastri aerei avvenuti al largo della costa di Long Island sarebbero la prova di questa espansione. Abbiamo trovato il rottame dell'aereo. Cosa accadde al volo egiziano 990? La colpa fu del pilota? Fu un atto terroristico? Oppure fu qualcos'altro a provocare l'incidente? È possibile che la tragica morte di John Kennedy Jr., di sua moglie e di sua sorella sia da attribuire a un campo elettromagnetico che influisce sulle strumentazioni di bordo? Negli ultimi 50 anni si sono verificati più di 1000 incidenti nella zona di mare compresa fra Miami, l'area a nord delle Bermude e quella a sud di Porto Rico. È un mistero. Quelle navi e quegli aerei scomparsi erano reali. Cosa è accaduto da allora? Si sono verificati altri eventi? C'è uno strano oggetto, non possiamo allontanarci. In realtà questi incidenti non hanno mai smesso di accadere. Nel corso del tempo, navi aeree di varie dimensioni hanno incontrato molte anomalie. Strane formazioni di nuvole, forti tempeste e improbabili onde di 30 metri si sono verificate in quest'area dell'Oceano Atlantico. Esiste una spiegazione a questi eventi? Le navi e gli aerei possono scomparire per diverse ragioni. Ci sono insolite nebbie e vapori di cui esistono prove documentate. E poi anomalie elettromagnetiche e fenomeni che non si riescono a spiegare. John Quasar dirige uno dei siti internet più importanti dedicati al triangolo delle Bermude e sta anche scrivendo un libro. John registra ogni mistero, ogni evento strano e ogni sparizione e sostiene che ce ne siano centinaia ogni anno. Quando avviene una sparizione non si può dire esattamente cosa sia successo perché non rimane alcuna traccia. Ma bisogna interessarsi a questi eventi perché possono dirci molto sul nostro pianeta, sul potere e sulla forza dei campi magnetici. Non possiamo comprendere questi misteri se voltiamo loro le spalle.
Il governo degli Stati Uniti non riconosce il triangolo delle Bermude. Non esiste neanche un file con questo nome. Secondo la Guardia Costiera e la Marina Militare, il triangolo delle Bermude non esiste. E le spiegazioni soprannaturali ai disastri avvenuti in quest'area non vengono considerate. Spiegano tutto in termini di errore umano o eventi climatici. Comunque le sparizioni non possono essere ignorate. 5 gennaio del 2000, a poca distanza dalla costa della Florida, il radar capta un piccolo velivolo in avvicinamento verso l'aeroporto di St. Augustine. 9 secondi più tardi, il pilota perde di vista la battigia e scompare. Il 12 maggio 1999, il pilota di un bimotore turbo si sta preparando ad atterrare a Nassau, nelle Bahamas. Mentre comunica con la torre di controllo, scende così basso che il radar non riesce a rilevarne l'altitudine. 30 minuti più tardi, riappare a 30 metri. A quel punto fa una virata di 360 gradi. Sale a 400 metri e scompare. Stavolta per sempre. Non si tratta soltanto di aerei. Navi di ogni forma e dimensione sono sparite in queste acque misteriose. A Miami, una coppia di neosposi sta per partire per le Bahamas. Fa benzina e lascia il porto. È l'ultima volta che qualcuno li vede. Le ricerche saranno vane. Uno yacht di 13 metri si sta dirigendo verso Miami. Il tempo è buono, ma la barca non arriverà mai a destinazione. Nessun segnale di pericolo viene lanciato. Una barca a vela, durante una regata, affonda in meno di un minuto vicino alle Bermude. Non c'è alcuna esplosione, non ha battuto contro la scogliera o una roccia. 19 persone muoiono all'istante. L'acqua è penetrata nella barca velocemente e a quel punto non c'era scampo. Di tutti gli eventi accaduti nel triangolo delle Bermude, solo per alcuni abbiamo la prova documentata che qualcosa di strano stesse accadendo. La storia di José Pagán Santos è un esempio. In questo caso, la spiegazione logica è impossibile. José Pagán Santos, un giovane pilota di Porto Rico, si è recato nella Repubblica Dominicana con il suo migliore amico. Passano il weekend a Santo Domingo e nel viaggio di ritorno verso San Juan, il suo amico, José Maldonado, è ai comandi. Andava tutto bene, era un viaggio tranquillo. Dopo 2 ore si trovavano a 55 chilometri dalla costa di Porto Rico. A questo punto entrambi vedono qualcosa di inspiegabile. Lanciarono un SOS dicendo che c'era qualcosa di strano di fronte a loro. Il pilota era chiaramente preoccupato. La sua voce era disperata. In sottofondo si sente il passeggero dire: guarda, guarda! E non c'era modo di sfuggire a questa cosa. Era sempre di fronte a loro. Praticamente li stava inseguendo. Non potevano evitarlo. Il pilota non descrive l'oggetto in modo preciso. L'SOS offre una registrazione agghiacciante del volo. Mayday, Mayday, ci siamo persi! C'è uno strano oggetto sulla nostra rotta. C'è uno strano oggetto e ci ha costretto a cambiare rotta per 3 volte. Fanno una virata di 300 gradi, che è un cambiamento di rotta importante, ma l'oggetto si trova ancora di fronte a loro. Non importa che direzione prendano, è sempre di fronte a loro. È di fronte a noi a ore 13. La nostra direzione è 070 gradi. Dissero: adesso, mentre sto parlando con te, questo oggetto è ancora di fronte a noi e stiamo perdendo il controllo. Non sappiamo dove siamo. Siamo disorientati. Poi la trasmissione radio termina. Nessuno li sentirà mai più.
Il suocero di Evelyn avvia una massiccia ricerca. Cominciarono le ricerche in tutta la zona, seguendo la rotta di mio fratello, ma non riuscirono a trovare nulla. Neanche un rottame, niente. Non trovarono nulla. Evelyn ora vive nel sud della Florida, ma pensa ancora a suo fratello e a quel tragico giorno in cui divenne un'altra vittima del Triangolo delle Bermude. Persino la guardia costiera disse di non avere informazioni chiare su cosa fosse accaduto. Le isole dei Caraibi sono state oggetto di numerose anomalie, ma gli eventi più strani si sono verificati nelle acque delle Bahamas. Bimini è una delle isole abitate più piccole delle Bahamas. A poca distanza dalla costa si verifica un fenomeno che potrebbe fare luce sui misteri del Triangolo delle Bermude. Posso dire con certezza che lì sono accadute cose strane che non possono essere ignorate. Bill Keefe dirige uno dei negozi di Bimini. Si riferisce a una formazione rocciosa a mezzo chilometro dalla costa, a 5 metri di profondità. In pratica c'è una zona in alto mare che sembra una J al contrario, formata da una serie di rocce a forma rettangolare e due linee parallele all'interno di questa J, sempre formate da rocce rettangolari. Le rocce sembrano innaturali. Sono chiamate le strade di Bimini. Alcuni pensano che appartengano ad Atlantide e che gli strani eventi che avvengono in quest'area siano dovuti al potere scatenato dai cristalli sepolti nella città perduta. La gente crede che questi cristalli continuino a emanare i loro poteri, rilasciando energia una volta ogni tanto, causando alterazioni del campo elettromagnetico e provocando l'affondamento o la sparizione delle navi. Questi cristalli non sono mai stati trovati, ma allora che cosa sono queste rocce? Gli scienziati sembrano sapere bene di che cosa si tratta. Sono rocce sedimentarie e hanno delle caratteristiche riconoscibili. Si formano a blocchi e sentieri lineari di rocce, di solito lungo la battigia. In questo caso si tratta di una spiaggia che si è formata centinaia di anni fa. Quando il livello del mare si è alzato, è stata sommersa e ora sembra una strada. C'è solo un posto in cui questa formazione rocciosa si è formata. Perché? Perché non si è formata ovunque ci fosse la battigia? Non è successo, quindi, anche se si vuole ignorare la cosa, non si può fare perché questa teoria ha troppe lacune. È per questo che le storie sul Triangolo delle Bermude persistono. Ed è per questo che gli studiosi cercano risposte credibili ai misteri dell'oceano. La nave da crociera Explorer of the Seas è tra le più grandi al mondo. Parte ogni settimana da Miami diretta ai Caraibi. Tre piani al di sotto del ponte principale c'è un laboratorio di ricerca molto sofisticato chiamato Ocean Lab. Quando la nave parte, possiamo raccogliere importanti dati sull'oceano e sull'atmosfera. Fa la stessa tratta ogni settimana. Appena lascia il molo, i nostri strumenti si accendono. Il laboratorio è unico nel suo genere. Misura i cambiamenti nell'oceano e nell'atmosfera e forse questo potrà aiutare gli scienziati a svelare i segreti del Triangolo delle Bermude. Quando passi molto tempo in mare, acquisti maggiore consapevolezza riguardo alla forza dell'oceano e a come può cambiare rapidamente. Non c'è dubbio per me, in particolare ora che abbiamo tutte queste informazioni,
che le navi possano affondare e che gli aerei possano precipitare a causa delle burrasche e delle altre intemperie. Il laboratorio fornirà informazioni importanti. Ci sono molti fenomeni che ancora non comprendiamo bene. Una delle cose che dobbiamo cercare di capire è come l'atmosfera interagisce con l'oceano e alcune delle dinamiche dell'atmosfera. Dei sensori collocati lungo la nave misurano il livello di sale contenuto nell'acqua, la velocità delle correnti e la temperatura. Il giallo e il rosso indicano le zone calde. Quella che vedete qui è dell'acqua oceanica calda che si sposta dall'equatore al Mar dei Caraibi. Gli studiosi hanno fatto interessanti scoperte. Qui abbiamo una simulazione del fondale oceanico, con le colline e le vallate che possiamo utilizzare per osservare le correnti. Pensate a una tazzina di caffè. Quando si gira il caffè, si forma una depressione nell'acqua, ma in realtà l'acqua sta scorrendo al suo interno. Nell'oceano, se c'è una montagna, l'acqua gli scorre di lato e intorno. Più è ripida la montagna, più l'acqua scorre veloce. Prager non crede che le montagne abbiano effetto sulle navi, ma questo è il tipo di informazioni che il laboratorio fornisce. Inoltre, il laboratorio analizza i cambiamenti nell'atmosfera, come la velocità del vento, la temperatura dell'aria e la pressione barometrica. Ma la ricerca più interessante riguarda le tempeste e le burrasche, il pericolo maggiore per le navi e gli aerei che viaggiano sull'oceano. Si spera che un giorno queste ricerche potranno aiutare gli studiosi a prevedere questi fenomeni. L'Oceano Atlantico nell'area del Triangolo delle Bermude presenta delle anomalie. Dalle bussole che smettono di funzionare, ai gas che risalgono in superficie dal fondale, il mare nasconde molti segreti. Il professor Bruce Denardo vuole capire come un oggetto può essere influenzato da bolle di gas prodotte nell'acqua e se questo può causare l'affondamento di una nave. Quando si aggiungono delle bolle all'acqua, un fluido diventa meno denso. Osserviamolo in questa vasca. Metto il mio dito a livello dell'acqua e poi aggiungo sempre più bolle. Come vedete, il livello dell'acqua aumenta. Questo fluido meno denso eserciterà una spinta minore sull'oggetto galleggiante. Quindi potrebbe essere possibile affondarlo se ci fossero abbastanza bolle. Comunque, le bolle determinano un aumento del livello dell'acqua e questo aumento esercita una forza sul corpo che galleggia sostenendolo. Quindi non è così ovvio che le bolle possano far affondare un corpo. In questo esperimento, in un ambiente controllato, la spinta provocata dall'acqua ha avuto un effetto minimo sull'oggetto. Accendo il dispositivo e aumento lentamente la quantità di bolle. Alla fine si arriva al punto che il corpo affonda. Denardo ha pubblicato i risultati del suo esperimento, ma poiché non è stato condotto nell'oceano, non può essere sicuro di cosa accadrebbe se una nave incontrasse una zona di gas come quelle del Triangolo delle Bermude. Denardo crede che ci sia ancor meno probabilità per una nave di affondare nell'oceano. Nell'oceano la situazione è diversa. Qui c'è una sorgente di bolle localizzata. E l'aumentare delle bolle causerà sicuramente un aumento del livello dell'acqua nella zona interessata e uno scorrere verso il basso dell'acqua. Si produrrebbe cioè una grande circolazione di acqua che influirebbe sul corpo nell'area delle bolle. Per questo motivo, credo che ci servano molte più bolle per affondare un oggetto nell'oceano. Molto dipende dalla galleggiabilità del corpo. E poiché l'acqua dell'oceano è costantemente in movimento, una nave passa meno tempo sulla sorgente che produce le bolle. In conclusione, dopo aver tenuto conto di tutte le variabili, le bolle di gas da sole
non possono causare l'affondamento di una nave. ...1984, regata annuale da Porto Rico alle Bermude e poi verso Halifax. Il Marquess, un veliero di 35 metri, guida la gara quando le barche ripartono dalle Bermude. Poi il disastro incombe. Finirono in una burrasca, che di norma non è un problema per un veliero di quella stazza, un 35 metri. Ma un vento improvviso rovescia il Marquess su di un lato. Contemporaneamente, un'onda enorme proveniente da non si sa dove colpisce la barca in modo massiccio. Sono onde alte 30 metri che sembrano venire fuori dal nulla e non lasciare scampo alla barca. L'onda che colpisce il Marquess produce un muro d'acqua capace di affondare una nave. E poi ci fu la seconda onda che seguì subito alla prima e produsse l'effetto fatale. Dopo quest'onda, la barca si inabissò. La barca affondò in meno di un minuto. 19 persone morirono. Il professor Graber crede che tragedie come quella del Marquess potrebbero essere evitate se fosse possibile predire le onde anomale. È quello che sta tentando di fare nel suo laboratorio di Rosenthal all'Università di Miami. Utilizzando radar, satelliti e la più grande vasca di onde d'acqua salata al mondo, cerca di comprendere questo killer silenzioso. L'onda anomala è qualcosa che va oltre il range di onde conosciute al mondo. Nel triangolo delle Bermude, queste onde si formano lungo la costa orientale degli Stati Uniti, quando la corrente del Golfo, che scorre da sud a nord, incontra le tempeste che si spostano da nord a sud. È nella parte posteriore della tempesta che si generano queste onde e viaggiano verso sud. Allo stesso tempo, la corrente del Golfo genera onde che scorrono verso nord. L'acqua non può andare in altra direzione che verso l'alto. Così, un'onda di 3-4 metri può all'improvviso trasformarsi in una di 15. E senza alcun avvertimento. Graber spera che un giorno sarà possibile predire le onde anomale. È qui che entra in gioco la tecnologia Star Wars. Il governo degli Stati Uniti spera di creare dei laser potenti per disintegrare i missili nemici. Proviamo a modificare un po' la densità. Questi laser, secondo Graber, potrebbero essere utilizzati per sapere quando e dove si formeranno le onde anomale. Possiamo puntare un raggio laser sulla superficie dell'oceano. Osservando cosa accade sulla superficie dell'oceano, Graber pensa di poter individuare le onde anomale prima che si formino. Questo potrebbe aiutare le navi ad evitare le aree dove queste onde possono originarsi e a restare lontani dal pericolo. La temperatura effettiva è intorno ai 40 gradi. La tecnologia potrebbe aiutarci ad evitare situazioni potenzialmente mortali. Puntando un laser sulla vasca, Graber crea una simulazione. Questo è un metodo innovativo per avere informazioni che non potresti avere in nessun altro modo. Ma Graber sa che ci vorranno anni prima che i laser saranno così potenti da poter essere utilizzati per questo scopo. Fino ad allora, le onde anomale continueranno a colpire all'improvviso le navi ignare. Per più di 50 anni, le superstizioni sul triangolo delle Bermude hanno influenzato i viaggi in quest'area dell'oceano.
Gli osservatori cominciarono a prendere nota delle anomalie dopo la sparizione di 5 cacciabombardieri. 5 dicembre 1945. Alle 2 del pomeriggio, 5 Avenger con 14 aviatori a bordo si preparano a partire per una missione dall'aeroporto navale di Fort Lauderdale. Il piano prevede di volare verso Bimini ed esercitarsi al lancio delle bombe su una nave chiamata Sepona. Sorvolarono due volte la nave e poi puntarono a nord verso l'isola di Grand Bahama. Secondo lo scrittore Richard Weiner, che studia il triangolo delle Bermude da più di 30 anni, l'equipaggio segue la traiettoria prevista dal piano. Nel suo ultimo libro, dedicato agli aerei scomparsi, un capitolo parla del volo 19. Segnalarono via radio che stavano avendo dei problemi. Non riuscivano ad orientarsi. Alle 4 del pomeriggio, il capitano Charles Taylor viene registrato mentre parla con un altro pilota. Non riesco a orientarmi. Era sicuro di essersi perso, non sapeva dove si trovava. Era sicuro che le bussole non stessero funzionando, perché in quel momento avrebbero dovuto trovarsi vicino a un punto di riferimento, e invece non era così. Taylor pensa di trovarsi alle Florida Keys. Pensando di essere alle Florida Keys, si diresse a nord-est, che è quello che si deve fare per andare a Miami e Fort Lauderdale. Contemporaneamente, il clima cambia. Arrivò un sistema frontale e il vento che veniva da sud-est cambiò direzione di 180 gradi e cominciò a soffiare da nord. È possibile che non riuscirono a compensare il vento. In quel periodo, David White addestrava i piloti a Fort Lauderdale. Secondo lui, il volo 19 incontrò delle burrasche e questo avrebbe confuso il capitano Taylor. Disse: sembra acqua bianca, non riuscivamo a vedere nulla. Parlando con uno specialista, ho scoperto che per acqua bianca si intende il groppo secco. Un turbine improvviso. C'era talmente tanta pioggia che sembrava di volare in un muro d'acqua. La torre di controllo cerca di guidarli verso la Florida, ma il capitano Taylor non riesce a mantenere la direzione e il tentativo fallisce. Per Weiner, Taylor si trovava sull'isola di Andros, a nord delle Bahamas. Pensava di trovarsi alle Florida Keys. Se si sorvola l'isola di Andros, i suoi confini sono molto simili alle Florida Keys. Virò a nord, pensando di puntare al Golfo e poi a Fort Lauderdale. Ma virando a nord e allontanandosi in realtà da Andros, incontrò solo moltissima acqua. Il volo 19 vira ad ovest, cercando disperatamente di atterrare. Pensava di poter atterrare, ma nel frattempo le condizioni meteorologiche erano peggiorate e la visibilità era diminuita. La tempesta era nel pieno. Credevano di avvicinarsi alle coste della Florida andando verso ovest. Poi si diressero di nuovo a est e cominciarono i guai. Non trovarono mai le coste della Florida. Virarono di nuovo verso nord, spingendosi più a largo e abbandonando il contatto radio per sempre. La mattina successiva, White è tra coloro che dirigono la ricerca. Organizzammo una pattuglia di aerei da ricognizione per osservare tutto il campo visivo. Salimmo a un'altitudine compresa tra 150 e 300 metri, in modo da non perderci nulla.
Uno degli aerei da ricognizione, un PBM Mariner, scompare durante le ricerche. Sono tutti d'accordo che l'aereo esplose. Era sul radar di uno degli altri aerei e scomparve poco dopo. Una nave da carico notò una grande esplosione nel cielo e dedusse che si trattava del Mariner, che era noto come serbatoio di carburante volante. I cinque aerei del volo 19 non vengono ritrovati. Cercammo ovunque, ma non trovammo nulla, neanche un rottame. Cosa accadde al volo 19? Non lo sapremo mai. Ma un pilota pensa di avere la risposta. Bruce Gernon crede che il volo 19 abbia incontrato delle cariche elettriche mentre attraversava la tempesta. Gernon parla per esperienza personale. Ha avuto un incidente aereo nel triangolo delle Bermude. Stava tornando col padre dalle Bahamas. Era una giornata di sole. Mi stavo allontanando dall'isola di Andros e pensavo di dirigermi a Bimini e poi all'aeroporto di Palm Beach. Gernon nota delle grandi nuvole. Niente di particolare, fino a che... Cominciai a salire. E mentre salivo notai una nuvola lenticolare. Era una nuvola a forma di sigaro, con confini morbidi. Ed era proprio sulla mia traiettoria. Sembrava innocua, quindi ci salì sopra. Ma raggiunta la sua sommità, accade qualcosa di insolito. Cominciò ad espandersi in orizzontale e in verticale. Io salivo di 300 metri al minuto, ma la nuvola saliva con la mia stessa velocità e io non riuscivo a scappare, finché non raggiunsi i 3.000 metri e finalmente me ne liberai. Così pensa, ma pochi minuti dopo la sua rotta è bloccata da una tempesta di pioggia. Sembrava venire fuori dalla Terra, ma non aveva una base. Veniva fuori direttamente dall'acqua. Bruce Gernon incontra una nuvola temporalesca durante il suo viaggio di ritorno in Florida. Cerca di mantenere la calma, ma non ha scelta, deve attraversarla. Quando penetrai nella nuvola, c'era una forte elettricità all'interno, come un'illuminazione, ma non erano fulmini, erano flash luminosi. Così virai verso sud. Bruce cerca di sfuggire alla tempesta. Il suo viaggio di ritorno a casa ha preso una piega infausta. Una strana nuvola ha avvolto il suo aereo in prossimità delle Bahamas. Sopra le ali del mio aereo c'era una nuvola a forma di incudine. Le due nubi a forma di incudine si uniscono a formare un tunnel. Penetrai in questo tunnel perché sentivo che era la mia unica via d'uscita. E da quello che potevo vedere c'era un cielo limpido sopra Miami. Quindi puntavo il mio aereo nella direzione dell'uscita, all'altro capo del tunnel. Una volta entrato nel tunnel avviene uno strano fenomeno. Delle strane linee sembravano creare un vortice all'interno del tunnel. Queste condizioni climatiche avrebbero messo in difficoltà anche il più esperto dei piloti, ma Bruce non si agita. Continuai a pilotare per raggiungere l'altro capo del tunnel e quando lo raggiunsi, le estremità delle ali colpirono i lati del tunnel. Quando uscii dal tunnel, guardai indietro e vidi delle tracce sulle ali.
Poi Bruce si ritrova a volare in una foschia che definisce nebbia elettronica, perché manda in tilt la strumentazione di bordo. La bussola cominciò a girare e il giroscopio non era preciso. Indicava che stavo facendo una virata, ma non era vero. Bruce utilizza una bussola interna per continuare a pilotare. Poi, quando comincia a volare a bassa quota, la nebbia svanisce. Quando riemerge dalla foschia, si trova sopra Miami, 150 km fuori rotta. Ma cosa è accaduto? Ancora non c'è risposta certa. Secondo i meteorologi, Bruce si è trovato all'interno di un temporale in formazione. Un temporale è un insieme di correnti ascensionali e discendenti. L'aria sale e scende rapidamente, quindi si creano delle turbolenze. E può accadere tutto nell'arco di 2 minuti. L'aria può salire e può sembrare come che ti stia circondando. Secondo Lushin, quando l'aereo abbandona la tempesta, accumula una carica elettrica, quella identificata da Gernon come nebbia elettronica. Durante un temporale si determinano differenze nelle cariche elettriche, quindi un aereo che lo attraversa può acquistare elettricità per un determinato periodo. Questa situazione può continuare anche quando esce dal temporale. È come quando si strofina qualcosa che produce elettricità statica. Ci vuole un po' perché scompaia. Una volta che hai accumulato una determinata carica, continui ad averla per un certo periodo di tempo. Gernon crede che un fenomeno simile abbia determinato l'incidente in cui morirono John Kennedy Jr., sua moglie e sua sorella. Una carica elettrica avrebbe avvolto il suo aereo. Forse incontrò questa nebbia elettronica che gli avrebbe reso impossibile avere qualunque riferimento visivo. Il National Transportation Safety Board concluse che l'incidente fu causato dall'inesperienza del pilota, che perse il controllo del velivolo. Una teoria sostenuta anche dall'ex capo dell'FBI, James Carlstrom. L'opinione più accreditata fra tutti gli esperti è che si trovò in difficoltà e che non riuscì a pilotare l'aereo in quelle condizioni climatiche. Una vera tragedia. Secondo Gernon, il giroscopio avrebbe fornito a John una lettura errata. La strumentazione di bordo è essenziale per condurre un aereo. Doveva seguirlo perché voleva andare dritto e invece girava senza neanche rendersene conto. E questo provocò la spirale di morte in cui finì per cadere. L'impatto avvenne al largo della costa nord-orientale degli Stati Uniti e questo confermerebbe che i confini del triangolo delle Bermude sono più ampi. Molti credono che si tratti di un insieme di triangoli che si apre a ventaglio dalle Bermude e copre parte delle coste degli Stati Uniti e dei Caraibi. John Spencer è stato il primo a scrivere un libro intero sul triangolo delle Bermude, intitolato Limbo of the Lost. Spencer crede che comprenda le coste degli Stati Uniti, il Golfo del Messico e i Caraibi e che abbia una circonferenza di 720 chilometri. Molti si chiedono se uno di questi triangoli esista anche al largo di New York. Ogni scomparsa improvvisa o incidente nell'area diventa sospetta. La gente si chiede se non siamo noi a causare il triangolo con l'inquinamento o con le interferenze elettromagnetiche provocate dalle nostre frequenze. Uno scrittore l'ha chiamata la rotta di Long Island. La maggior parte delle tragedie, come lo schianto del volo TWA-800, ha delle spiegazioni plausibili. Un'enorme palla di fuoco è stata vista a 64 chilometri di distanza. L'FBI, sotto la giurisdizione dello Stato federale, era lì per condurre un'indagine e capire se si era trattato di un attentato terroristico. La maggior parte delle tragedie, come lo schianto del volo TWA-800, ha delle spiegazioni plausibili.
All'inizio la nostra sensazione fu che si fosse trattato di un attentato terroristico, ma alla fine concludemmo di no, perché non c'erano prove. Non c'era nessun segno, niente sui metalli, nessuna prova dal punto di vista chimico che avremmo trovato in caso di attentato. C'è stata una grande esplosione nel serbatoio del combustibile, causata da una scintilla elettrica. Ma ci sono ancora delle persone che credono che si sia trattato di cospirazione. Alcuni pensano che io faccia parte di una copertura, altri che la Marina abbia abbattuto l'aereo, il che è assurdo. Ma credo che la maggior parte delle persone accetti la prima spiegazione. A volte una spiegazione plausibile non è così facile da accettare. Delle centinaia di passeggeri morti in incidenti aerei sulla costa nord degli Stati Uniti, forse l'evento più curioso è quello che riguarda il volo egiziano 990. Il jumbo jet diretto al Cairo parte dall'aeroporto Kennedy di New York. Pochi minuti dopo il decollo, l'aereo precipita. Cos'è che è andato storto? Il volo egiziano 990 scende in picchiata nell'oceano. Karlstrom è un ex agente dell'FBI e conosce molte persone che lavorano alle indagini. Ho avuto la possibilità di parlare con molte persone coinvolte nelle indagini di varie agenzie. E posso dire che l'idea più accreditata fra i detective degli Stati Uniti è che fosse un atto premeditato. Il copilota a bordo prese il comando e fece schiantare l'aereo di proposito. Ciò che sappiamo è che il pilota automatico si è disattivato. 8 secondi dopo, l'aereo ha cominciato quella che sembrava una discesa controllata. Il copilota dice Allah Akbar, che significa Dio è grande. Poi l'aereo precipita, provocando la morte di tutti i passeggeri. La compagnia aerea sostiene che si è trattato di un problema meccanico. Lo stato mentale del copilota non viene messo in discussione e non si è trattato di terrorismo. Quale altra ragione può aver spinto il copilota ad agire in quel modo? C'era forse una forza misteriosa che spingeva l'aereo verso l'oceano? Karlstrom non la pensa così. Credo che sia accaduto a causa del traffico aereo che si verifica in quest'area. Alle volte questi incidenti possono accadere. Non sapremo mai cosa accadde sul volo egiziano 990. Secondo la Guardia Costiera, la maggior parte delle sparizioni nel Triangolo delle Bermude può essere attribuita alle caratteristiche ambientali della zona. Ci possono essere turbini di vento improvvisi e trombe marine. Quindi ci sono molti pericoli in quell'area. Al Servizio Meteorologico di Miami vengono tenute sotto osservazione tutte le anomalie del clima, come quelle del Triangolo delle Bermude. Esistono vari tipi di clima. Non si può dire con certezza che tipo di tempo ci sarà. In alcune zone del paese sai che di norma il clima viene da ovest, in altre da est. In quest'area invece il clima converge da differenti direzioni. E questo dà l'opportunità ai vari tipi di clima di manifestarsi rapidamente, spontaneamente e senza alcun avvertimento. È una zona di acque calde che si muovono rapidamente e l'energia rilasciata dalla corrente del Golfo
va nell'atmosfera e produce turbolenze e temporali che si verificano solo nella vicina area del Golfo. La convergenza dei sistemi climatici rende la zona ideale per un particolare tipo di temporale chiamato microburst. È un temporale che provoca un'enorme quantità di vento quando si scarica sul terreno e quando è sufficientemente veloce crea una situazione pericolosa che può trascinare le barche sott'acqua e provocare enormi onde e venti fino a 160 km orari. Si verificano acquazzoni improvvisi in cui l'aria si riempie di vapore e naturalmente le navi in queste condizioni possono affondare. Il tempo può cambiare rapidamente, cogliendo le persone impreparate. Nonostante i rischi relativi al clima, Informa, una delle compagnie assicurative marittime più importanti, sostiene che il Triangolo delle Bermude non è una zona rischiosa per le navi. La compagnia dice è forse una delle aree meno pericolose per le navi mercantili. Negli ultimi 30 anni c'è stata una rivoluzione tecnologica dell'industria navale. Ci sono le fotografie satellitari, grazie ai satelliti geostazionari, che riescono a vedere la Terra da 35.000 km di distanza, anche attraverso le nuvole e tutto ad alta risoluzione. Molte navi sono ora equipaggiate con il radar e il posizionatore, che permettono di sapere cosa ci si può trovare davanti. Credo che la spiegazione sia multifattoriale. Le navi e gli aerei sono scomparsi per ragioni diverse. Ci sono delle nebbie insolite e dei vapori documentati. Ci sono le prove. E poi ci sono delle anomalie elettromagnetiche e dei fenomeni che non trovano spiegazione logica. Richard Weiner pensa che quasi tutti i misteri siano spiegabili. Potrà trattarsi di un errore umano, di un difetto meccanico, di un malfunzionamento dei dispositivi o di un fenomeno atmosferico, nient'altro. Ma coloro che hanno perso i propri cari nel Triangolo delle Bermude sono tormentati dell'ignoto. Ci deve essere una spiegazione a ciò che accade in quell'area, al perché sono avvenute tutte queste cose strane. E perché mio fratello è stato un'altra vittima di quel posto? Spero di poter avere una risposta. Per alcuni, certi eventi saranno sempre legati al mistero che avvolge quest'area. Ma con l'evoluzione della scienza e della tecnologia, saremo in grado di comprendere ciò che si nasconde nelle profondità oceaniche del Triangolo delle Bermude.